che Milner che può fare. Pletto di Cristiani. Vincono i game over sul campo della squadra della selezione. A sorpresa ha recuperato Bortone nonostante l'espulsione settimana scorsa, avuta la ratifica di gioco da parte di capitano Carlo Rossi. Cosa stai dicendo? E quest'oggi Carlo Rossi sta vincendo una partita dopo 28.000 anni. Sicuramente importantissimo apporto di Cristiani, che inquadriamo l'innesto batti, che ha siglato batti, una tripletta. Ma batti più avanti. Sta decidendo di fatto il match con Peppe Punzo adesso, che batte questa linea laterale se ce la riesce. Punzo dentro a cercare Bortone, ma non ci può mai arrivare. Svetta Rossi e mette rimessa laterale, stesso capitan Bortone. Vicino direttamente per Varriale. Bortone difende palla, poi esce Carlo Rossi. Ultimamente Carlo Rossi è attaccato, difende palla. E poi prova dribbling ostinato. Cristiani prova il sombrero, Mappi interviene di mano. Giuame Pis. Calcio di punizione per game over. Corsa di Carlo Rossi, destro, il palo di Carlo Rossi, Morrone battuto vicino al gol del 4-1. Squadra del game over. Ancora seguiamo l'azione con Caporusso che se ne va, attaccato da Bortone che spazio di rimessa laterale. Ancora Caporusso alla battuta, ha cercato Abetz Wollner, non riesce a intervenire. Ancora Rossi, il dribbling Cristiano, ancora intervento difensivo della selezione. La rimessa laterale con Peppe Punzo, cercare Abetz Wollner. Ancora si lotta davanti all'area di rigore e poi provano ad uscire game over con Caporusso. Caporusso difende palla, Caporusso tocca per Rossi, ancora Rossi per Cavallo. Cristiani perde palla, Bortone riparte, ancora Bortone cerca l'imbucata ma fa buona guardia Chilemi. Seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento. Varriale cerca Caporusso, esce Morrone, la blocca e poi fa ripartire Punzo, destro contrato. Ancora Punzo cerca il dribbling, Punzo se ne va, Punzo ancora il destro ed è fuori. Punteggio di 3-1, chiudiamo qui il nostro collegamento. Eccoci con i game over, protagonisti di una grandissima vittoria per 6-3 contro la selezione. In particolare abbiamo il migliore in campo, Cristiani, quest'oggi chiamato in causa da capitan Carlo Rossi. Quanti gol per te oggi? 3. 3 gol per te, comunque decisivi alla finalità di questo risultato. Dici due parole sul match. È stato un bel match emozionante, ci siamo fatti recuperare 3 gol alla fine, ma è stato, diciamo, ci siamo divertiti tutti quanti. Invece Carlo, per voi finalmente ritorno alla vittoria dopo tanto troppo tempo di magra, come puoi commentare questi 3 punti? Adesso abbiamo accusato lui, che oggi ci ha dato una grande mano e speriamo di riprenderci al meglio. Va bene, allora ringraziamo i game over e in bocca al lupo. Grazie.